Ringraziamo il dottor Zanetta che anche appunto se è potuto essere presente, ci ha offerto questa panoramica molto dettagliata sulle sfide dell'ospedale Cottolengo oggi, che chiaramente pone al centro l'uomo attraverso anche le nuove, tutte le nuove esigenze legislative, burocratiche, eccetera. Ma al centro c'è l'uomo, c'è la persona, e questo lo si può fare sempre insieme attraverso questa relazione che è stata sottolineata più volte nel corso di questo incontro. Ecco, siamo arrivati al termine di questa tavola rotonda, ringrazio ciascuno degli ospiti per queste belle testimonianze che ci rendono veramente una fotografia di quella che è uno scatto di quella che è la famiglia carismatica Cottolengina. Lo abbiamo visto, no? Quanto è bello, quanto è ricca, ma sempre tenendo presente l'importanza di essere insieme nella piccola casa. Se senza l'insieme non si fa nulla, tutto questo viene chiaramente vanificato. Sono state sottolineate anche tante sfide che ci attendono in questo nuovo anno pastorale, molte sono contenute negli orientamenti, quindi la strada e il cammino, insomma, c'è da lavorare. Quindi lascio adesso a Padre Carmine le conclusioni alla luce di quello che abbiamo ascoltato in questa bella tavola rotonda. Ringrazio ancora anche Don Paolo Boggio, l'ufficio pastorale, per aver organizzato questo incontro con questa modalità molto pertinente per presentare gli orientamenti. A te quindi, Padre Carmine, la conclusione. Ma penso che la cosa che almeno che io sento nel cuore al termine di questo giro è una grande gratitudine, un grande senso di ringraziamento al buon Dio per la famiglia che ci ha donato, per la piccola casa che ha donato alla storia, che ha donato all'umanità, che ha donato alla Chiesa e della quale ci ha voluto fare il dono di appartenere. C'è stato qualche momento in cui la parola che mi risuonava forte nel cuore era la parola bellezza, non solo bontà, ma bellezza, cioè un qualche cosa di straordinariamente, quasi un miracolo, perché laddove si potrebbe dire il mondo trova bruttezza, e in questi giorni lo stiamo anche sentendo, laddove c'è fatica di un anziano, laddove c'è l'esperienza del limite, l'esperienza di certe disabilità che secondo qualcuno non avrebbero diritto di cittadinanza, laddove c'è anche la fatica del lavoro quotidiano, è inutile fare anche tanta poesia, cioè dobbiamo anche essere molto concreti, la fedeltà al nostro carisma richiede anche grande fatica, ecco, ci porta ad un'esperienza estetica, non solo mistica. Mistica vuol dire di incontro all'unione con Dio attraverso l'amore al fratello. Quella via particolare che aveva indicato Papa Benedetto nella Deus Caritas Est. Non solo un'esperienza mistica, ma anche un'esperienza estetica, cioè capace di farci gustare il bello, quella bellezza che salverà il mondo, quella bellezza che entra nelle ferite, dà una parola di senso e permette anche a quella ferita di acquistare una certa bellezza. E noi siamo qui a benedire il Signore, ma tutte le esperienze, da quelle dei più giovani, sei più giovane forse, sì, da quella dei più giovani a quella dei più vecchi, sono tutte esperienze che alla fine benedicevano Dio e la vita. Quindi questo mi ha portato a dire, guarda, là dove c'è buio, questo dono di questo carisma ci porta a vedere anche una luce, là dove c'è limite ci porta a vedere anche un infinito, là dove c'è il vuoto ci porta a vedere anche un pieno possibile. E questo veramente è qualcosa che mi ha colpito profondamente con grande gratitudine. Questi sono orientamenti pastorali. La pastorale, per sua definizione, è una proposta. Cosa vuol dire? Per esempio, in un ambiente di lavoro io posso, fra virgolette, pretendere da coloro che lavorano in quel luogo determinate cose. Non posso pretendere che ci sia un'azione pastorale. Possono essere
corresponsabili dell'atto di cura, ma non posso pretendere che quell'atto di cura anche nel suo cuore sia uno strumento attraverso il quale vuole annunciare Gesù Cristo. Questo significa che i livelli di appartenenza possono essere diversi. Se noi dovessimo dire qual è la parola, la domanda che ci farebbe Gesù se fosse qui questa sera di fronte a questa proposta evangelica, spero, che sono contenuti negli orientamenti pastorali, è: se vuoi. Guardate che nel Vangelo non troviamo mai Gesù che dice a qualcuno: devi fare questo, devi fare quell'altro, devi fare quell'altro. Questo lo diciamo noi piuttosto. Nel Vangelo troviamo l'invito di Gesù: se vuoi puoi venire dietro a me, se vuoi. Qui lascia aperta la libertà e la responsabilità. Mi sento di dire: se volete, se vogliamo, possiamo rendere storia con queste piccole indicazioni che do, ma alla luce delle grandi indicazioni che ci dà la Chiesa, il nostro santo, che ci dà il carisma che abbiamo ricevuto, possiamo rendere attuale questa esperienza. Se vogliamo, la proposta pastorale e l'evangelizzazione è libera e responsabile. E mi pare che qui ci sia stata una responsabilità esercitata da quanti hanno parlato questa sera. Responsabilità significa anche responsus, ce lo dico nella lettera, a un certo punto anche la capacità di rendere conto di quello che si fa, rendere conto a se stessi, rendere conto all'ente, rendere conto a Dio, rendere conto ai poveri, rendere conto alla società. Questo vuol dire responsabilità, e non vuol dire che ciascuno può fare quello che vuole perché è irresponsabile. Il responsabile, no, no, vuol dire rispondere. Se vuoi. Allora, proprio perché è un se vuoi, io invito le varie realtà, l'abbiamo detto anche le varie strutture, a fare una lettura sinodale, mi verrebbe da dire, anche se questo termine rischia poi di essere abusato, delle varie parti con calma. Mi hanno detto dall'ufficio pastorale che anche il calendario Cotolenghino il prossimo anno avrà nei 12 mesi, come dire, un pezzo per volta, no? degli orientamenti. Forse potrebbe essere interessante fare una lettura così a pezzi di questi orientamenti, senza farli a pezzi possibilmente, dove alla fine dire: ma concretamente allora questa roba qua nella nostra realtà che passetto ci chiede? Questo è un lavoro personale anzitutto di ciascuno, e poi può essere un lavoro anche condiviso a livello di struttura, di comunità, di vedete voi come. Però questo mi pare importante, questo lo dico anche perché le registrazioni di questa sera andranno anche in giro nelle altre case dove possono fare anche un ascolto di queste presentazioni. Mi pare che sia importante. Stasera non era dire tutte le parole per parola quello che c'è scritto, le conseguenze che porta, ma era dare uno sguardo generale, non urbano, però poi dopo andare sul concreto. Quasi alla fine di ogni capitoletto c'è qualche suggerimento in tal senso, no? Per esempio sul tema dell'ascolto, forse sarebbe opportuno fare un approfondimento specifico su questo, perché se tutto ci giochiamo nella capacità di ascolto, forse dobbiamo anche capire che per ascoltare ci vanno anche la conoscenza delle dinamiche dell'ascolto. Se uno ascolta solo se stesso fa fatica pure ad ascoltare gli altri, per esempio. Ecco. Quindi fare una lettura sinodale approfondita che vada sulla concretezza. E poi mi pare che sia importante anche capire che la missione che ci sta davanti è una missione certamente complessa, ma è una missione anche che richiede una certa formazione. Il tema della formazione è venuto molto fuori nell'assemblea. Abbiamo distinto la formazione dall'informazione. Immediatamente abbiamo incontrato il CFCC chiedendo loro di dare seguito
alle indicazioni che sono emerse. Si tratta di una formazione anche qui più generale di tutti i membri della piccola casa, dei quadri in modo particolare, cioè di coloro che hanno delle responsabilità specifiche, e sto aspettando il progetto formativo dal CFCC, ecco, dei quadri, e poi una formazione in struttura, perché ciascuna realtà è diversa una dall'altra, e quindi mi pare che sia importante questo tema della formazione, non dimenticando però una cosa, che tutto ci forma. La formazione non è solo l'informazione che viene data da qualcuno in qualche momento, tutto ci forma, ogni incontro ci forma. E allora attenzione, che i primi formatori che abbiamo noi sulla nostra via siamo gli uni degli altri, quelli con cui lavoriamo insieme, ci forma il modo con cui parliamo, forma e ci forma il modo con cui organizziamo le realtà, ci forma il modo con cui noi guardiamo i malati. È inutile che io vada a dire a qualcuno come, cosa significa ascoltare un malato se poi sono io il primo che non mi metto lì in una dimensione di ascolto del malato. Questo forma. Io ho eletto, l'ho detto più volte, a patrono della formazione Fratello Luigi Bordino, il nostro beato. Dice qualcuno, ma non ha detto una parola, appunto. A me fa impressione, perché le sorelle, e soprattutto le suore ormai ci sono, che lo hanno conosciuto, dicono, io ho lavorato con lui, io mi ricordo, dico, ma che, dimmi una parola che ha detto, non me ne dicono manco una, però mi ricordo che quando arrivava il malato, lui li accoglieva in questo modo, poi dopo, quando stava vicino ai medici, e raccontano fatti che dopo tanti anni sono rimasti segnati nel loro cuore, che vuol dire che Fratello Luigi li ha formati al carisma cottolenchino, li ha formati alla dignità del povero. La formazione non è solo quella che si fa da una cattedra, quella può essere a volte informazione più che formazione. La formazione è quella che si fa gomito a gomito. Allora, insieme nella piccola casa, molti un suo corpo, formati dalla nostra mission, verso la missione che ci è affidata, ma anche formati l'uno dall'altro e l'uno con l'altro. Anche in questo senso siamo insieme. Però il sentimento più bello con cui vorrei concludere è quello della speranza. Stasera io vado a casa dicendo al mio cuore, dopo aver ascoltato questi amici, che è possibile, che questo carisma è vivo, è significativo, sta ancora parlando alla storia oggi, che questo carisma ha ancora una lunga storia davanti. Guardate quello che è successo in questi giorni, ma noi quest'anno abbiamo aperto anche dei nuovi servizi. Il 26 di novembre andremo a presentare alla città di Pisa una casa per la vita, il progetto di ristrutturazione di Pisa che vogliamo fare con la città, con la diocesi, lo faremo assieme al vescovo questo. E prossimamente a Biella molto probabilmente apriremo un altro servizio per l'accoglienza in diurno di persone con autismo. Andiamo avanti. Ma non solo perché apriamo noi servizi, ma perché questa parola del Vangelo data attraverso il carisma cottolenghino è una parola profetica nel tempo attuale. E se cambiano le modalità, non cambia la sostanza. E siamo una squadra, e nella misura in cui facciamo squadra possiamo ancora fare tanta strada. Il Signore è con noi, siamo figli della Divina Provvidenza e ci aspetta ancora una grande e bella storia davanti a noi. Grazie di questo. Grazie Padre Carmine, allora abbiamo concluso, buona sera a tutti, grazie a tutti.